Developers, 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 developers. Rivati, contessa, ma un po' più a destra. Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci. Basta un po' la musica perché mi stavo divertendo un po' con gli effetti sonori che mi piacciono sempre un mucchio. Mentre aspetto che parta la live, come va? Io sono un po'... almeno qui c'è un po' di luce, non si vedono le occhiaie quantomeno, perché questa settimana ho mucchiato un po' di occhiaie abbastanza rilevanti, però prima o poi verrà il weekend e così mi potrò riposare. Qui Marco Pavan o Pavan, perché sicuramente mi sbaglio sempre a leggere i nomi, e quindi vabbè, non ce la posso fare. Anche nelle ultime due giornate ho fatto un sacco di gaffe perché ho riconosciuto una persona che avevo, con cui ho parlato in live, ma non mi ricordavo di averlo fatto, cioè mi ricordava qualcosa il viso e poi è successo un po' di cose, dopo finalmente mi è venuto in mente, ma... e quindi ho fatto un po' di figuracce. Come va? È giovedì, c'ho il gatto che finché il programma va lascialo andare, tu non programmare, esatto, sì, buonasera. Potrei quasi mettere anche questo come audio, la Orietta Berti, che tra l'altro, curiosità, Orietta, il marito e i figli iniziano tutti con la lettera O, perché c'è Osvaldo, poi i figli mi sembra si chiamino uno Omar, l'altro, sono tutti la O, come l'accento sulla seconda A, quindi è Pavan, Pavan. Dovrebbe essere, quindi. Ciao Fubit, mitico, grande, dopo il punto esclamativo che c'è un bel Commodore 64 che si riconosce dal colore. Come va? Oh, c'è un po' di gente stasera in giro, forse non ci sono partite, quindi... giusto, ecco, quando arriva Fubit mi vengono in mente che devo fare gli shout out per chi, se ancora funziona, perché l'altra volta non funzionava, per chi streama, e quindi del bot, quindi va, che tra l'altro si confonde col mio nick, quindi non è proprio una genialata, però non sapevo come chiamarlo, ho detto chiamiamolo bot, quindi va, così sembrava giusto come tipo di... mi è andato a seguire il buon Fubit che porta retro gaming con 64, anche se l'altra sera c'erano dei giochini leggermente più evoluti, mi sembra... ho seguito un po' la live mentre stavo finendo appunto il materiale da portare in conferenza, e come al solito mi ero anche riservato del tempo, ma il problema è che io non riesco a mettermi in testa il principio che sono troppo perfezionista su cose irrilevanti e quindi ci metto un sacco di tempo a fare qualsiasi cosa. Ma la conferenza direi che è andata bene, ma su quello, cioè all'inizio c'è sempre un po' di, come dire, di timore reverenziale, ma non, perché non ci si abitua mai, soprattutto quando vuoi un pochino, ma questo è comune, cioè tutti quelli che hanno esposto qualcosa, sempre il timore di non essere soddisfacenti, di non magari
così soddisfare il pubblico, anche perché le conferenze Delphi sono un po' particolari, nel senso che c'è veramente persone che lo usano, cioè da una versione che è prima della prima che ho usato io, quindi cioè è sempre un tool di sviluppo dove ci sono, vabbè, non si può neanche dire che non ci siano tante novità, perché in realtà le novità ci sono, come per tutti gli ambienti di sviluppo, però ecco, da un certo punto di vista, ad esempio, se vai a una, se uno facesse, non so, una conferenza .NET, ogni anno potrebbe spiegare la stessa cosa con una versione diversa del framework. Ecco, uno potrebbe dire, vediamo come fa la web API con ASP.NET 6, con ASP.NET Core, con ASP.NET 6, .NET 7, quindi mi è dispiaciuto non esserci stato, c'erano speech interessanti. Sì, in effetti, escludendomi automaticamente, anche se qualcuno è venuto a farmi i complimenti, per cui se era sincero, presumo di sì, non dovrei essere dispiaciuto neanch'io, spero di no, poi uno fa poi quello che può, però sì, anche gli altri, quelli che ho seguito io almeno, li ho trovati molto interessanti, e si cerca sempre un pochino di portare cose nuove, però è chiaro che non possiamo, esatto, tutto cambia perché nulla cambi, sì, poi è un contesto diverso, mentre qui ovviamente c'è gente che fa manutenzione di software da anni. Mi è piaciuto in un certo senso che sia stato posto, ho visto un omaccino, che l'accento sul fatto che fare manutenzione di software che gira da anni e compatibilità all'indietro non vuol dire che stai manutenendo con un linguaggio di programmazione vecchio, un programma vecchio, cioè lo stai portando avanti e man mano che ci sono delle migliorie o delle cose che puoi applicare, interfaccia utente, renderla più bella, metterci temi, metterci colori, riscrivere meglio una parte del codice, come dire, non butti via nulla, però lo rendi compatibile con, nel caso di Windows, le ultime versioni, lo stile grafico che si usa nelle ultime versioni. Cioè la questione è sempre cercare di dare un valore a quello che è stato scritto, il codice che è stato scritto, anche perché riscriverlo, perché chi ti fornisce magari gratuitamente anche il framework, come dire, senza che però il cliente ti paghi per farlo, perché al cliente non arriva un valore aggiunto, salvo quello di voler migrare un software, a meno che non ci se ne sia bisogno, è un servizio che non te lo paga, si rischia solo di reintrodurre ho trovato un fascio di lavoro dove si richiede la conoscenza del COBOL. Ciao PB, stasera ripassi il Pascal. No, va, stasera era più, siccome non sapevo cosa fare, ho detto vabbè, ora o trovo qualcosa per la prossima settimana, oppure ho detto vabbè, facciamo, dai, una live magari, perché so che qualcuno era interessato. Chiaramente non è come essere alla conferenza, questo è, e quindi esatto, quindi offerta di lavoro, ma COBOL c'è anche una conferenza, la COBOL Conf, è stata fatta qualche anno fa, adesso poi dopo la pandemia non so se l'hanno replicata. Infatti inizio col dire che, allora, intanto in questi due giorni, oltre ad aver portato roba, c'ho anche tutti, non si vede perché la camera, c'ho tutti gli appunti che ho preso in conferenza. No, la conferenza è andata bene, perché comunque, cioè, nel senso, in sé per sé, tralasciando un attimo le mie vicissitudini, c'erano 115 partecipanti che secondo me, come dire, fisici presenti, perché non sono pochi secondo me, quindi, e mi ha fatto piacere. Ho notato, una delle cose che ho notato è che tra, come dire, un po' i soliti noti, quindi i volti che più o meno ci si ritrova, che è sempre un piacere vedere, perché erano due anni che si faceva online, e quindi ok, i contenuti ci sono, però il bello di questa conferenza è proprio l'effetto community, cioè proprio il trovare gente con cui mangi e condividi gli stessi tipi di errori che ti sono capitati il giorno prima lavorando, quindi la bellezza è proprio nel condividere questo tipo di cose. E c'è un centinaio di persone, comunque è una bella presenza, considerato che comunque si teneva a Piacenza, e quindi ad esempio ci sono
comunque sviluppatori dislocati nel Padovano, nel Romano, in Sicilia, quindi in Italia ce ne sono diversi, ce ne sono anche tanti che proprio non seguono gli eventi, non si informano anche online, perché c'è questa specie di sommerso di gente che programma con Delphi magari per esigenze personali su un software aziendale, magari non sono neanche sviluppatori, cioè lo usano proprio anche per, come qualcuno userebbe Office per fare, non so, un access per fare una base dati con delle maschere. Cioè ci sono tanti livelli diversi con cui, per quanto possa sembrare una cosa negativa, io la trovo solo positiva, perché anzi la cosa che dico spesso è che secondo me è vero che sviluppare ci vuole, inizia da Identification Division e si finisce con Stop Run, non so di cosa parlate, però il COBOL io non lo conosco, se COBOL non conosco di fama o di che è famigerato, però no, è per cui infatti c'erano alcune slide, ho fatto un po' di foto, una slide dove c'erano più o meno tutte le categorie merceologiche e come dire commerciali e non industriali dove fondamentalmente Delphi in qualche modo è inserito in aziende poi più o meno grandi, quindi questo per parola del product manager, che quindi io riporto e la tengo per buona, ma in realtà lo so perché mi è capitato anche a me di essere contattato da un'azienda che è imboscata giù per una via, che fanno un impianto e magari hanno fatto una supervisione unica e l'hanno usato Delphi per fare questa cosa, quindi è molto, come dire, rinomato da questo punto di vista in questi tipi di utilizzi. Quindi c'erano questi partecipanti, il linguaggio più polito di tutti superato solo da Java, beh anche Visual Basic secondo me ci mette il suo vecchio e nuovo, cioè a scelta, anche Visual Basic.net è abbastanza verboso. Ciao Muzio, ben arrivato, quanta bella gente che abbiamo stasera. No, dicevo, quindi più di un centinaio di partecipanti è una bella cosa, soprattutto quando come dire, stavo per dire, poi mi è sfuggito, sì, che in mezzo ho visto anche un pochino di giovincelli, alcuni sono anche clienti, erano diciamo parte attiva di staff di clienti che con cui ho avuto a che fare, quindi li conoscevo, però insomma, sono anche un po' di giovincelli ed è bello vederli, anche perché altrimenti ero con bella ragazza meglio se mia figlia, ah no, ok, in realtà meno male che non ho continuato il di quello che stavo per dire, hai fatto meno a precisarlo subito, perché nulla da dire, perché era un po', stavo per fare come la scena di Friends, cioè la scena di Friends dove c'è uno dei personaggi, in questo caso Monica, che se la fa col dottore di famiglia e quindi senza dire niente ai suoi, e però i suoi, parlando col dottore, lo vedevano ingaluzzito dopo un divorzio e gli chiedono perché, e lei dice ho una, come dire, ho una, mi vedo con una sciacquetta nella città, e così loro ovviamente non sanno che è la propria figlia, e quindi il padre dice, che poi ha fatto il dottore, lo fa Tom Selleck, e quindi il padre si avvicina a Tom Selleck e gli dice, ma scusa, ma visto che hai a mano questa, perché io ho la Porsche, perché ogni tanto non facciamo. E a quel punto qualcuno interviene e dice, che conosce la situazione, dice non finire quella frase che stai per dire, perché ovviamente era sua figlia, per cui spiegata così sembra una telenovela, però io sono particolarmente fan di Friends in inglese, non in italiano, perché sono due cose diverse, quindi ci sono un po' delle scene ricorrenti che si ritrovano un po' in giro nella vita, quindi no, per cui anche gente giovane, nuove leve, ovviamente vuol dire che le aziende comunque continuano a usare il prodotto, fanno formazione e, come dire, non ci sono solo dotnetisti già visti, non che li abbiamo già visti, nel senso di utilizzatori di Java già visti in quel senso, o pythonisti, però anche, come dire, ragazzi giovani che poi basta poi conoscere un linguaggio, programmazione oggetti, cioè
lo raccontavo durante una pausa a caffè, avevo a che fare con uno sviluppatore che faceva un po' di assembly C++ e dice, ma Delphi, ma non so se riesco a usare Pascal, cioè, porca miseria, cioè stai usando dei linguaggi che sono molto più complessi, dire, Pascal più leggibile, più easy di quello, cioè lo si usava e lo si è sempre usato per formazione, non è che ovviamente hai un linguaggio tarpato. Infatti mi è piaciuto che qualche sessione, molte sessioni hanno toccato anche delle caratteristiche che non ho ben capito quanto poi effettivamente sono note, sono utilizzate dai sviluppatori, però cioè il linguaggio ti consente di fare, abbiamo visto la virtual interface, abbiamo visto metodi anonimi, poi anch'io qualcosina ho presentato, tra l'altro un progetto che è partito e che abbiamo iniziato a fare in queste live, quindi il retry pattern, il circuit breaker, cioè usando un po' di, cioè bene o male ci si riesce a fare tutto, quindi alla fine no, è stato interessante. Adesso mi guardo un po' gli appunti, poi volendo magari volete vedere qualche foto di quelle che ho fatto, gli ho dato un'occhiata per vedere che non ci fosse niente di compromettente, ma no, vabbè, c'è stata come al solito la presentazione, quindi la buona presenza, per cui era 2 anni che non si faceva questa conferenza e quindi è stato bello, come dire, ritrovarsi con un po' di persone che vabbè, magari c'è stato anche l'anno scorso di DevCon, cioè una conferenza c'è stata, però sono conferenze un po' diverse, cioè a loro modo sono entrambe molto gradevoli, perché sono poi le conferenze più grandi su Delphi in Italia, però hanno delle sfumature un po' differenti da questo punto di vista, quindi entrambe sono ottime, cioè non saprei mai dire scelgo l'una o l'altra, perché comunque mi piace appunto farle in qualche modo, se riesco a partecipare sempre a entrambe. Però c'è stato il product manager di Delphi, che in realtà è diventato product lead di The Tooling, cioè vuol dire gli hanno appioppato più lavoro da fare, stando a quello che raccontava c'è Marco Cantù, che adesso da quel che mi è parso di capire è fisso a Piacenza, perché siamo tutti in remote working, poi la società che ha Delphi, cioè Idera, che poi è quella che gestisce Embarcadero, si parlava di un aumento di 4-5 volte il fatturato durante la presentazione un po' del presente e del futuro di Delphi. Vuol dire che insomma stanno facendo dei bei soldini, speriamo che ne investano parecchi anche in Delphi, perché ce n'è bisogno. Però già nasceva un po' come una società che, come dire, remotizzata, quindi un po' più dopo che Jim è andato via, comunque abbiamo, sì, Jim che era un po' pazzo è andato via, ma è stato sostituito da un altro pazzo, come scrivevo su Facebook, in senso buono ovviamente, quindi insomma vedremo un po' il tempo di adattarsi, se che cosa, diciamo, che cosa propone, quindi niente, quindi io ho assistito, vedete, fare l'introduzione alla presentazione di Cantù, che ha parlato appunto di Idera, ha fatto un po' un riepilogo di tutti i brand e tutte le cose che stanno comprando, perché comprano un sacco di, acquistano un sacco di aziende e prodotti, e alcuni varrebbe la pena anche un po' integrarli, però tra prodotti di testing, un editor, c'erano Ultra Edit, di cui tra l'altro abbiamo comprato in azienda la licenza, perché io lo uso abbastanza, ho a che fare a volte con dei file di qualche giga ed è l'unico editor di testo che me li fa leggere. C'è altrimenti un'estensione Big Files per Notepad++, però non è la stessa cosa e non ha le stesse performance, e senza quella Notepad++, se gli fai aprire qualche giga di file di testo, ti fa un bel dito medio, ti dice il file è troppo grande. Quindi invece Ultra Edit lo scorri ovviamente con della bufferizzazione e ha un sacco di, comunque per noi italiani è importante avere un personaggio di alto rango in Embarcadero. Sì, infatti mi chiedevano, mi hanno chiesto, quando ho fatto la presentazione di Delphi a Modena, qualcuno mi ha chiesto ma com'è però il supporto tecnico di Delphi. Io ho citato che una volta mi è capitato, ma parliamo di un po' di anni fa, che avevo problemi ad attivare una copia di Delphi, perché probabilmente avevano installato troppe volte quel PC e quindi c'è una specie di attivazione, di registrazione,
ed ero fuori, diciamo, numero, però non mi ricordavo dove, come si faceva a resettarlo, e quindi avevo scritto a Cantù su Facebook perché aveva da poco fatto un post, e quindi e mi aveva risposto con l'indirizzo della pagina e poi mi aveva chiesto se ero riuscito a attivarlo. Quindi avere, come dire, ricevere supporto diretto col Facebook Messenger del product manager del tool che stai usando, in italiano informale, perché comunque siamo italiani, secondo me è un ottimo supporto. Poi dopo, quello ovviamente è un episodio, poi perché un pochino ci si conosce, ci si rapporta, da sviluppatore da lungo tempo, però probabilmente in quel momento c'era possibilità, e quindi e in pochi minuti ho sbloccato la situazione. Per cui se Marco, una questione a me, quando sono nati i primi editor WYSIWYG non riuscivo a usare perché avevo l'impostazione del programmatore che mi imponeva di costruire tag per tag. Beh, comunque alcuni sono ancora così, cioè effettivamente è un po', sì avevo intuito, perché anch'io avevo la stessa, ho sempre scritto codice, però cioè Delphi è un po' una bestia diversa, perché l'IDE, come dire, che automatizza, in realtà scrive del codice al posto tuo, quindi grosso modo c'è sempre dietro del codice che cioè questa caratteristica, che tra l'altro se ne parlava anche proprio in conferenza nella pausa caffè, di poter andare da un livello alto, cioè metto un pulsante, metto un click e sono a posto, a livello basso, cioè faccio la classe della mia finestra, ci scrivo message wmpaint e gestisco i messaggi del sistema operativo, cioè riesco a passare dal livello più alto al livello più basso sulla piattaforma senza dover per questo rinunciare. Cioè se prendiamo il vecchio VB6, tu avevi la parte grafica e la parte di codice, però quando tu appoggiavi un pulsante non avevi la dichiarazione del pulsante nel codice, non avevi quella parte grafica, e poi dietro sai che l'utente l'ho usato anche io nel mio, sì, ma è infatti un software molto datato, però l'ho ripreso perché comunque siccome è stato migliorato, poi in realtà adesso è una suite, quindi non quella dell'albergo, forse si dovrebbe dire suite, non so dove si mette l'accento, cioè è un insieme di prodotti, e quindi c'è anche qualcosa che fa il merge, fa anche bene il merge, ci sono delle varie come dire cose a corredo del semplice editor di testo, però interfaccia, puoi scegliere se usare Ribbon, se usare la toolbar, molto customizzabile, cioè è un Notepad++ con quella marcia in più, quindi bisogna un po' prenderci la mano, però fa delle cose molto molto interessanti. No, è stato sottolineato quindi di nuovo il come dire una delle varie key feature di Delphi, ovvero veloce, la compatibilità all'indietro, ma in senso come dire positivo, ovvero per prendere i programmi ed evolverli senza perdere quello che hai già scritto, e non semplicemente che ricompilo un programma di 20 anni fa e lo lascio così, però quello è il senso poi della retrocompatibilità. Ci sono comunque libri che continuano a uscire, perché di recente quantomeno ne ho letti due, quindi esatto, c'è Ambiente RAD, che tra l'altro poi al momento attuale, con tutta questa drammatizzazione del voler raggiungere risultati in tempi brevi, cioè anche Flutter, scrivi codice, poi scrivi il codice in anteprima, poi hai qualcosa che ti genera già il codice, cioè alla fine il punto di arrivo sarà che arriveremo veramente ad avere quegli ambienti, un ambiente RAD. Quando annunceranno un ambiente RAD per Flutter, vi dico ok, siete arrivati praticamente ad avere Delphi dagli anni, che la stessa cosa che chi usa Delphi ha dal 97 in poi, cioè alla fine, perché il punto di arrivo è quello, perché comunque l'obiettivo è sempre sviluppare il più velocemente possibile. È chiaro che se io ho una parte grafica, sviluppo e non ha nessuna corrispondenza nel codice, cioè ho un wizardone, non ho il controllo completo, ma se riesco a creare un bel bilanciamento tra tutte e due, cioè scrivo delle classi e in queste classi c'è una parte che li rende dove le proprietà, oltre a come dire poter impostare a runtime, ho un edit, una maschera che mi consente di impostare un valore, magari un enumerativo mi fa l'elenco e riesco a metterci un tool per velocizzare quell'operazione, cioè sto sempre scrivendo il codice, però mi faccio aiutare e lo faccio più rapidamente. Anch'io una volta puntavo a non utilizzare neanche delle, come dire,
gli strumenti che sono presenti in DeFi per generare del codice veloce, quindi RAGPT. anche su quello però stanno lavorando, su qualcosa del genere, ovvero dei connettori, cioè alla fine è il punto di arrivo, non, cioè sembra una cazzata, ma non, cioè, stanno lavorando su un marketplace di applicazioni basate su ChatGPT da mettere dentro uno store che viene offerto assieme a, cioè per dire, tu hai ChatGPT, io sono uno sviluppatore, quando ti iscrivi hai un marketplace, prendi la mia applicazione sfruttando ChatGPT, tu carichi, non so, un documento che è un verbale di una riunione, e questo ti, una serie di appunti, e questo ti fa un riassunto. Oppure, che esiste già, carichi il documento col verbale e se poni delle domande lui ti risponde analizzando il testo, dicendoti la risposta. Quindi se tu hai bisogno di fare delle ricerche, poi per ottenere delle informazioni hai caricato tutti i verbali, tutte le cose, hai una knowledge base che lavora per te, cioè non devi cercarti il dato per trovare la risposta, ma poni la domanda e hai qualcosa che la capisce e riesce anche a capire dove trovare la risposta e formulartela, neanche riportandola esattamente com'è, ma magari rielaborandola e quindi facendo anche un'aggregazione, cioè dei pezzi da una parte, dei pezzi dall'altra, perché ovviamente si caricano robe. Secondo me avrà un grosso impatto dal punto di vista, quando dicono vabbè sostituirà gli sviluppatori, non penso che questo succederà, perché chiaramente, cioè, vorrebbe dire che la facciamo parlare con i clienti, siccome le idee non sono chiare, qualcuno che interagisce, cioè per me ci vuole, però chi saprà sfruttarlo per ottenere in automatico alcune feature avrà ovviamente un vantaggio competitivo rispetto a chi non li utilizza in un sacco di attività, secondo me, cioè mi viene in mente magari qualcuno che può utilizzare qualcosa per le foto e quindi fa, non so, dei fotomontaggi, cioè se riesci a integrare quello nel tuo processo, nel tuo workflow, è vero che magari un professionista molto curato può fare un lavoro migliore, però magari ti fa un lavoro migliore e te ne può fare tre. Se tu sei in un livello leggermente più basso, ma invece che tre ne fai 30, cioè praticamente non c'è mercato, non c'è competizione, cioè, o meglio, c'è mercato per entrambi da quel punto di vista, però cioè, tu riesci veramente a produrre molto di più in poco tempo. Vabbè, quindi si parlava della community di libri, quindi i libri continuano a uscire, perché ultimamente ne sono usciti diversi, un paio, uno per cui ho fatto anche il revisore tecnico, quello di Andrea Magni, Super Monkey, ce ne sono diversi, i vari cookbook, Daniele Tetti, cioè non è una cosa che ristagna. Qualcuno, vabbè, su YouTube, commentando una mia presentazione, ha scritto non vedo però corsi su Udemy o su Plural Sight. È vero, anche se secondo me lì però sta subentrando un discorso un po' particolare, perché io ogni volta che cerco un corso, i corsi hanno pezzi stratosferici, offerti scontati, cioè da quello che ho capito il tuo corso, cioè tu ti metti in mano, se fai un corso per Udemy ti ci metti in mano e a quel punto tu prendi quello che una percentuale ovviamente sulla vendita del corso. Il problema è che se il corso costa quello che dovrebbe costare, è molto meno visibile rispetto a quelli che vengono messi in sconto, e quindi fondamentalmente sei costretto a fornire lo scontato. C'era qualcuno che aveva fatto un corso su qualcosa di abbastanza specifico, non mi ricordo, si parlava di Python o così, e quindi fondamentalmente non l'ha venduto nessuno fin quando non l'ha scontato a 12 euro, e a quel punto allo stato attuale ha detto che ha 35 sottoscrizioni, o non mi ricordo più o meno qual era l'ordine del, e quindi considerato quello che hanno speso e la percentuale, lui dice io lavoro 3 giorni e poi diventano facilmente presto vecchi, e quindi cioè sono un po' delle sanguisughe da vedere così, cioè non vale la pena, cioè quello che ragionamento che faceva questa persona che ha scritto un post a questo proposito, mi sembra su LinkedIn, a questo punto io invece che mettere un corso di sopra lo metto sul mio canale YouTube, quantomeno monetizzo io direttamente. Poi vabbè, in realtà anche lì monetizza YouTube, perché se non hai la tua piattaforma, però ci sono molte piattaforme fatte proprio apposta per corsi, ad esempio quando
vedo dei corsi Angular, vedo quelli di Fabio Biondi, sono su Teachable, cioè c'è un portale che gestisce quel tipo di contenuto, però il corso se lo fa autonomamente, decide la scaletta, lo promuove direttamente, cioè fa tutto da solo, perché poi vabbè fa quello e quindi fa la formazione e quindi si può dedicare 100% su quella parte, però secondo me ricava molto di più che non doverlo scontare a tutti i costi, anche perché sai che comunque è competente, quindi per cui cosa succede? Che la qualità, almeno io gli ultimi che ho acquistato per su cose su cui volevo un attimo infarinarmi e che alla fine costavano poco, sono un po' tutte lezioncine brevi, sì, che fanno bene perché comunque riesce a farne un po' alla volta, però come dire, cioè non c'è proprio quella cura, la piattaforma a volte non ti restituisce, non lo so se continuerà a sopravvivere in questo modo oppure ci sarà uno shift, perché se vuoi come dire imparare qualcosa, sì, sono perfette, però se uno ha bisogno di, però a quel punto trovi articoli, trovi di tutto, trovi tutorial, trovi quello che vuoi. Se vuoi un qualcosa di approfondito e fatto seriamente, ti devi fare un corso di formazione, trovare un corso fatto meglio, perché a quel punto o sbanchi e diventi l'unico fornitore di quel tipo di corso. Però se andassi a mettere un corso, non so, decidessi faccio un corso Delphi su Udemy, secondo me, cioè, se ne cedo 10 fornendolo scontato, sono già tanti, perché comunque fondamentalmente un corso introduttivo è per chi inizia, quindi non lo so, non ne ho idea, però mi piacerebbe fare qualcosa del genere, forse su YouTube, cioè partire proprio da zero e quindi avere qualcuno che, quindi se vuole proprio impararlo, riesca a... Come si pone dentro i programmi degli ambienti usati oggi rispetto a chi usa Python, Java e gli ambienti codeless? Con gli ambienti codeless non ne conosco tantissimi, come... quindi più che... beh, codeless è molto low code, dai, più o meno intendo la scelta. È sempre legato a chi ha usato vecchie versioni? No, ci sono anche... beh, adesso ho visto, di solito a tutte le conferenze c'è l'alzata di mano su chi è su una certa versione, quindi ci sono persone che hanno ancora installato versioni molto vecchie per software che probabilmente non riescono a migrare perché sono molto particolari, però ad esempio da un censimento che è stato fatto proprio all'inizio della conferenza ce ne sono tanti che sono sulle ultime versioni, quindi direi che adesso, e poi su quelle versioni è molto facile migrarlo perché non ci sono, nelle vecchie versioni ci sono dei passaggi cruciali tipo quando è stato introdotto Unicode e quindi tutte le stringhe invece che un byte sono diventati due, anzi un minimo di due, e quindi molti ovviamente avevano delle cose della logica basata sul byte, quindi 10 byte e 10 caratteri, invece adesso non sono 10 diviso 2 perché dipende dal carattere, perché minimo sono 2 ma alcuni ne tengono 4 e quindi anche calcolare, quindi c'era un po' di codice che andava convertito, quindi c'è uno scoglio importante da quel punto di vista. Poi sono state rimosse librerie piuttosto obsolete, quindi se hai un software che risale a quei periodi, però mi pare che comunque in tanti quantomeno se non è quella versione comunque l'hanno installata e stanno usando anche una versione aggiornata. Io una Delphi 1.0, beh, quella Delphi 1.0 era 16 bit, quindi ecco, quelle ad esempio, quelle sono le migrazioni epocali che invece hanno avuto pochissimo impatto secondo me dal punto di vista, perché fondamentalmente se usi le sue versioni, se usi le sue funzioni, tutto viene adeguato, cioè la cosa bella di avere i compilatori a 32 bit, quando sono arrivati quelli 64, netto di qualche bug che in certi casi alcuna rimane, cioè io un'applicazione l'ho aperta, l'ho ricompilata e ho usato il compilatore 64 bit e mi ha fatto un'applicazione 64 bit, mentre il codice è lo stesso del 32, perché le versioni si adeguano e quindi Delphi 1.0 a 16 bit, quindi è proprio per Windows 3.11, forse sì, funziona fino a Windows 98, cioè funziona fino a che non arrivi secondo me alle versioni di Windows basate su Core NT, quindi
Ma io Windows 90, io ho usato Windows 95, poi quando ho iniziato a lavorare con Windows NT. Ciao Marco da Gioele. Oh, ciao Gioele, mitico. Sei inserito con nome aziendale, con nome. Sì, mi ricordo, cioè, probabilmente non so per quanto mi ricorderò, però almeno fino a ieri, fino all'altro ieri ci arrivo. Però hai fatto bene a specificare perché stavo appunto raccontando che ho visto una persona con cui avevo parlato live e mi ricordavo, ma non mi ricordavo chi era. Poi lui è stato gentilissimo che fa, magari conosci tanti, e gli ho detto, beh, pensa che sono un VIP, ma in realtà non è vero. Quindi ho detto, vabbè, comunque prendiamolo come scusa, in realtà è che ero completamente fuori. Ho iniziato a sudare quando ho fatto la mia presentazione, ho sudato da lì fino a che non è finita la conferenza, comunque fino alla sera è tutto. No, e come si pone? Beh, ad esempio, però con molti linguaggi, con Python c'è un ottimo rapporto perché c'è un'integrazione fantastica e quindi c'è Delphi for Python dei componenti che puoi portare roba, cioè eseguire in Python roba fatta con Delphi e viceversa. Quindi se uno volesse fare una bella interfaccina e usare però una libreria di Python, ha la strada spianata perché quelle librerie sono fantastiche e a riprova che funzionano da Dio c'è PyScripter, che è un tool che abbiamo usato anche su questo canale quando abbiamo fatto quel mega carrellatone di Python ed è fatto in Delphi e quindi ha caratteristiche più carine di quelle che trovo ad esempio in Visual Studio e sono e, come dire sono un'ottima accoppiata perché uno è un linguaggio di scripting e l'altro è un linguaggio compilato rigido, quindi diciamo che ognuno copre il suo. Poi c'è un sacco di utilizzi tipo vuoi fare una configurazione, se tu la fai in uno script Python da importare e eseguire con Delphi, hai quel linguaggio dinamico dove puoi fare quelle configurazioni live, cioè invece che avere chiave e valore puoi chiamarci dentro delle funzioni, puoi fare delle cose, una configurazione magari, non so, hai una password, tu scrivi un decrypt e ci metti la versione criptata, magari con un tool, cioè puoi creare delle cose, sono Coevi è giusto? O volevi scrivere un'altra cosa? Un termine che non conosco perché adesso ho difficoltà anche con l'italiano ultimamente. No, infatti a pranzo c'è stato il pranzo è uno dei momenti migliori perché ci si scambia tutte le varie. Comunque mi fa piacere che sei passato, dico che sei passato perché so che l'orario purtroppo non è quello. Però di giorno purtroppo si lavora e quindi questo è l'unico orario, non è l'unico, però insomma non mi posso prendere troppo spazio. Ah, coetanei forse, hanno la stessa età, sì, cioè nascono anche JavaScript nel 95, cioè sono tutti nati nello stesso momento e poi hanno tutti avuto. Python si è arrestato parecchio, poi dopo è ripartito, adesso ha una. Più che una seconda giovinezza, ha fatto un balzone in avanti, però anche quello fa pensare che non bisogna mai considerare le cose fatte finite perché ci possono essere dei cambiamenti radicali. Cioè, guarda, Python proprio nel giro di pochissimi, pochissimi anni ha fatto questo balzo. JavaScript invece aveva già iniziato un po' prima. Mi ricordo anche di Kylix. Kylix è stato un progetto un po' troppo ambizioso. Cioè, rifare Delphi su Linux, compreso l'IDE, era effettivamente. Cioè, il motivo del suo insuccesso, secondo me, era perché troppo avanti per quel periodo e comunque sviluppavi delle applicazioni desktop per un sistema operativo dove sul desktop non è molto utilizzato. Preferisco la soluzione attuale che con Delphi, con una libreria, si riesce a fare ugualmente perché si riescono a eseguire. Con FireMonkey, però sviluppando in Windows perché c'era il wrapper, i componenti erano basati su Qt, cioè, infatti hanno fatto, cioè, non mi spiego come a volte alcune cose sull'IDE tardano così tanto ad arrivare e nello stesso momento però riesci a fare un IDE completo uguale sì, è giusto, c'è Lazarus, è vero, però Lazarus non lo so, non lo considero come Delphi dal punto di vista del,
cioè completo, sì, ci mancherebbe, c'è il FreePascal, c'è chi lo usa anche commercialmente, c'è un prodotto che si lascia usare, quindi per cui designer visuali, poi dopo guardavo qui che roba ha scritto, footprint basso, questo qua probabilmente riguardava gli eseguibili, no, poi sulla community si rimembrava la famosa, come dire, conferenza che fanno in Brasile, quella da 600 persone, con track, cioè, con le cuffie tipo scheda, sì, scheda, ciao, discoteca silenziosa, quella dove tu potevi guardare la schermata, seguire la track che volevi, sette track contemporanee, cioè quelle sono... Quella del Gheppardo che corre, sì sì, ho presente, il FreePascal Compiler, Lazarus e le varie versioni. Perl si è perso per strada, beh, Perl scripting è anche un pochino difficile da leggere, un po' particolare. Si è perso per strada nel senso che ovviamente se lo nomini non è... però onestamente, cioè, se uno deve fare degli script, se lo fai secondo me in Perl, ma magari sono delle vie più comode, però alla fine è uno script, cioè viene eseguito, fa il suo lavoro, cioè tutta questa fissa per le novità, in quanto solo novità, cioè sono una cosa, no, per cui questo era un po' il discorso. Poi dopo c'era un po' l'accento anche sulla security, cioè sul fatto che con Delphi gli eseguibili che fai abbracciano almeno lato Windows le tecnologie di sicurezza più recenti, cioè quel SLR, iEntropy SLR, cioè quelle tecniche dove quando tu fai un build dell'applicazione l'eseguibile ogni volta sposta la zona dei dati, la sposta in maniera euristica, cioè riesce a rendere, diciamo, i programmi meno vulnerabili. Cioè un tempo quando lanciavi molto probabilmente se lo chiudevi e lo riaprivi i dati finivano nella stessa locazione, quindi se hai un processo che magari fa un watch di quel tipo, qui invece è controllato, cioè non hai la possibilità di uscire da una zona, cioè intanto le zone ti viene, c'è la prevenzione dell'esecuzione di istruzioni in una zona qualificata con i dati, questa zona cambia posto continuamente, se si abilita addirittura quello iEntropy è ancora più casuale, insomma ci sono una serie di punti che però se è un eseguibile che lancio perché dietro c'è una web API che gira ed è un servizio, cioè quello, cioè sembra una bagianata, però è chiaro che se faccio le applicazioni che mi hanno fatto su questo canale le lancio e le uso in una bella applicazioncina desktop, forse è meno rilevante, ma se dietro c'è un server, c'è una web API, sono più contento se non me la bucano, quindi se ha tutte queste cose, quindi usa tutto lo spazio disponibile. Quello che c'era un po' di what's coming, nel senso cosa bolle in pentola, lì non è uscito tanto, nel senso che a parte il ruolo che comunque l'SP sta, che è poi quella tecnologia per cui c'è un processo che fornisce informazioni sul sorgente, quindi che parla un protocollo standard che è inventato da Microsoft, che fornisce informazioni sul sorgente, quindi lì quando tu scrivi il nome di un oggetto fai punto e ti deve dare l'elenco delle proprietà, c'è qualcosa di esterno che sta leggendo il codice e ti dà queste informazioni, oppure ti dice le righe errate, eccetera. Una volta era tutto integrato ed era vecchio, molto vecchio come sistema, adesso è separato al punto che parlando questo protocollo standard, se lo integri in Visual Studio Code puoi usare anche Visual Studio Code per scrivere il codice. E è una tecnologia che aveva una marea di problemi, adesso è abbastanza stabile, non è ancora perfetta, però verrà stabilizzata, anche perché questa è una cosa che a me interessa molto, diventerà il punto centrale per quello che è il, come si può dire, fornire anche informazioni sul codice, tipo c'è questa classe, questi metodi, questi parametri, questo tipo, in modo che se devi fare del refactoring o qualcosa ci costruisci dei tool, e nell'idea hanno già iniziato a basare qualcosa, le colorazioni, i bookmark, tutta una serie di cose su questa nuova interfaccia, quindi creare dei plugin dovrebbe essere molto più sbrigativo, cioè non era impossibile, però ognuno si doveva fare il parser del codice, quindi a volte ne avevi due o tre che giravano, spesso se li installavi assieme ti andava in crash l'idea, quindi
poi si dà la colpa al leader, perché il leader carica delle DLL, se la DLL cresce ti fa crescere l'eseguibile, ma in realtà poi in quei casi Delphi non ha colpa in sé, quindi poi c'è questa chicca sul supporto MDI, che è un supporto deprecato. Se avete, vabbè, se uno ha Delphi 1.0 lo conosce, perché se ha usato Word in Windows, in Windows 3.11, ma anche 95, ci sono le interfacce con la finestra master e le figlie che vengono aperte all'interno. Qualche software usa ancora questo paradigma, è un paradigma deprecato, in realtà esiste ancora, però nel sistema operativo ci sono le API, però non vengono toccate, quindi con l'applicazione degli stili, se ad oggi uno fa un'applicazione con quel, quindi ricompila anche con l'ultima versione un'applicazione che fa uso di quel paradigma, viene fuori, insomma, trova diversi difetti, perché le API a questo punto sono buggate, nel senso che non sono state aggiornate per far vedere le cose tenendo conto degli stili di visualizzazione di Windows 10, Windows 11, le nuove versioni. E quindi no, non quelle modali, che sono quelle che non puoi chiudere, se quelle multi-document, cioè quelle che le apri hanno l'area centrale che fanno da host per le finestre figlie, e tu hai i classici sovrapponi a fianco orizzontalmente, a fianco verticalmente, cioè e poi quando le massimizzi nel titolo viene integrata l'icona che consente di ridurre icone e chiudere la finestra figlia, quindi finestre dentro altre finestre. Quindi io dicevo sempre ai miei clienti: migrate prima possibile a qualcos'altro, perché questa cosa sta andando a scatafascio, cioè prima o poi la rimuoveranno e non sarà neanche più possibile magari utilizzarla. Passate un'interfaccia fatta con i tab, qualcosa del genere, so che non è proprio, cioè io la faccio semplice perché una volta mi è capitato di farla, è un bel esercizio di stile, cioè ci si riesce, al posto delle finestre usi i frame, che sono dei pezzi di interfaccia che puoi integrare dove vuoi, prendi un tab, gli metti una scheda e gli dici ok, tu adesso compari lì dentro, puoi fare tutte le schede, poi te la puoi sviluppare anche in maniera abbastanza semplice, nel senso che devi scrivere un po' di codice, però quello che hanno pensato di fare è, come dire, cercare di implementare nelle librerie qualcosa che lenisca i bug che ci sono su Windows da questo punto di vista, e quindi che un'applicazione MDI funzioni come ci aspettiamo, per chi la vuole continuare a utilizzare, però tramite un componente, pare che ci sarà questo componente, se gli dici di trasformarlo in un tab avrà un'interfaccia fatta tab, quindi invece che essere così, quando apri finestre, invece che comparire piccole lì in mezzo a fianco alle altre, ti compare un tab e la finestra finisce in questo tab, cioè tu non devi cambiare approccio, semplicemente a quel punto l'interfaccia ti verrà mostrata in questo modo. Quindi quelli che sono rimasti su questo approccio, non hanno seguito il mio consiglio, hanno fatto bene, perché avranno gratis quello che io mi sono sviluppato e sono stato contento di aver sviluppato. Quindi però ecco, questo secondo me cioè è una cosa un po', esatto, forse Gimp aveva una cosa ancora diversa, cioè aveva tante finestre flottanti, cioè quando aprivi l'applicazione ti apre 10 finestre, te le mette nel destro, un po' di qua, un po' di là, mentre bisogna pensare all'Office prima dei ribbon, cioè prima di diventare, cioè adesso quando tu apri un documento Word ne apri un altro, lui ti apre, cioè tu Word lo stai lanciando una volta sola, ma sulla barra vedi due pulsanti, ma in realtà l'istanza di Word non so se è ancora così, potrebbe essere così, dovrebbe essere una sola. Una volta il pulsante era unico ed erano raggruppate, una volta prima ancora nei vecchi Office tu avevi la parte centrale, aprivi i documenti, potevi passare da uno all'altro, però il, come dire, l'applicazione faceva da host. Questa cosa qui, come dire, si pronuncia Jump, ah sorry, beh, imparo sempre qualcosa di nuovo. Quindi, cioè, come dire, però effettivamente fa parte del dell'approccio, come dire, un po' dell'ambiente, cioè l'ambiente non deve avere l'obiettivo di dire ok, come dire, l'MDI fa schifo e quindi adesso abbiamo tutte queste applicazioni MDI e quindi adesso le riscrivete perché a Microsoft non piace, cioè Microsoft
non scrive l'API, le miglioriamo, e se vuoi evitare dei problemi di visualizzazione con lo stesso template, con le stesse funzioni, ti diamo la possibilità di riutilizzarle avendo un'interfaccia che è più coerente e più moderna rispetto a quella del passato. Quindi ti riutilizzi il codice e alla fine ti ritrovi con un'applicazione con Chrome, cioè le schede, il nuovo Explorer Resource che usa le schede, cioè una cosa molto simile. E perché? Perché così vai incontro alla maggior parte dei tuoi sviluppatori che stavano usando un approccio ormai desueto, gli dai anche il percorso per trasformare in un click, semplicemente aggiornando il prodotto, quell'interfaccia utente in un'interfaccia moderna. Cioè, alla fine, cioè nel tool ci sta perfettamente. Se fosse stato magari un tool alla .NET, ti dice ok, quello non si usa più, e quindi usi questo. Cioè, ovviamente ce l'hai gratuito, ma quando voglio droppare il supporto, chiaro che anche in Delphi c'è il drop del supporto di varie tecnologie, però cioè non andrò mai a fare un drop di una tecnologia che è usata da una buona percentuale di quelli che pagano per comprare il mio ambiente, perché altrimenti si perde il senso. Però è anche quello il valore aggiunto del tool, alla fine viene da lì, grosso modo. Quindi esatto, ci sono finestre, no, quella la ritengo ancora più scomodo, perché quantomeno le MDI stanno tutte dentro una, quindi io ce l'ho un software adesso che mi viene in mente, quindi diamo un po' di schermo. Questo cosa ci fa qui? Un software che uso per l'audio, che si chiama GoldWave, lo uso da 25 anni e forse anche di più, infatti dalle prime versioni. Infatti qui c'è un celebrate, quando parte adesso nell'ultima versione c'è un celebriamo 30 anni, quindi 30 anni che, ecco, questa è l'interfaccia MDI, cioè questa è l'applicazione. Tra l'altro questo programma dovrebbe essere fatto in C++ Builder, cioè praticamente il Delphi però col C++. Se io faccio new e creo un nuovo suono vuoto, vedete, questa è la classica interfaccia MDI, cioè ho l'area host e ho la finestra che praticamente compare all'interno. Quindi se io la vado a massimizzare, cosa succede? Che questa prende tutto lo spazio, le icone per chiuderla, che ci si sbaglia spesso, queste sono quelle della finestra, queste sono quelle della finestra interna. E quindi sembra Audacity, sì, Audacity è molto simile, però è venuto dopo, è open source, questa ha una licenza, si paga un'inezia, però ha un sacco di funzioni, il filtro, gli echi, i reverberi, sì, i reverberi, reverberi è il nome di un mio amico, riverbi, scusate, potete clippate questa che la metto come trailer del canale, il flanger che fa l'effetto robotico, c'è il pitch, ovvero cioè lo velocizzi e rallenti, cioè scusa, il time warp, cioè velocizzi e rallenti. C'è la possibilità di velocizzarlo con la trasformata di Fourier, che praticamente ti fa il suono tipo il parlato veloce, ma senza che diventi la vocina stridula, ma che mantenendo lo stesso livello di tono. Ci sono varie, c'è l'inserimento del beep della censura, tipo dovrebbe essere questo qua, censura, il muto, vari filtri, l'equalizzatore a 6 bande, a 20.000 bande, ci sono. Poi gestisce file molto grossi, converte quasi tutti i formati, cioè per me è un software. Prima questo aveva, c'è ancora, esatto, prima era fatto così nella versione precedente, anche questo. I VST non lo so, perché io non li ho mai usati, sono pesantissimi, però mi sembra di aver visto da qualche parte plugin GoldWave VST, sì, ci sta. Silvia, riverberi ancora il tempo della tua vita mortale. Direi che ci sono, dovrebbe essere questo. C'è un plugin, c'è un qualcosa che fa da intermediario. Questo search propone delle, ma io non c'ho niente, quindi non li uso, però so che alcuni software lavorano solo con quelli. No, questo ha i suoi, quindi specifici, poi ce ne sono plugin over the network.
Beyond qui non ho mai provato a scaricare un plugin. Vabbè, comunque c'è il cambio del pitch, c'è degli autotune, c'è della roba, ci sono già delle preimpostazioni. Io lo uso, una volta lo usavo per fare mix, perché sono un DJ mancato, molto mancato, cioè DJ casalingo, e oltre ai giradischi per fare i perfezionamenti e per fare alcuni mix usavo molto questo software, tipo sovrapporre delle voci, sovrapporre delle cose, una sorta di post produzione. Ci sono molto affezionato e quindi dopo a un certo punto ho detto la licenza se la merita, perché vuol dire, sono quando usi un software per non so quanti anni. E quindi no, cosa volevo far vedere, che questa è la tipica interfaccia, poi anche qui ci avranno lavorato un po' attorno facendo delle varie, se io apro altre finestre c'è cioè la scomodità, adesso come dire usa quel metodo, quell'interfaccia, però quando io creo delle finestre me le dispone in modo che sia tutto sempre visibile, però quando ne ho già tre sovrapposti, cioè se le voglio affiancare ok, è un conto, ma altrimenti. E quello che posso fare sono le robe di Windows 3.11, cioè Cascade che li mette così, oppure Tile Horizontally, Tile Vertical, metteli tutte minimizzate, oppure fai un Arrange, che vuol dire finiscono tutte qua sotto, però cioè, guardate come finiscono, cioè hanno la grafica del Windows precedente, cioè non stile, quindi braccia rubate alla discoteca, beh vabbè, quello tanto io mi divertivo così a farlo. Quindi uno dovrebbe massimizzarli e poi con Ctrl F6 mi sembra si riesca a passare esatto dall'uno all'altro, non si nota la differenza ma cambia il nome del titolo, quindi cioè questa rispetto a un'interfaccia come questa qui fatta così, dove tu hai questo poi apri diversi tab, cioè secondo me è molto più, ormai tab come Chrome è un po' più, beh metti quel componente e finisce che hai un questo classic control, horizontal control, e ci sono poi varie opzioni per riassettare, però preferisco metterlo integrato, cioè esatto, quando la chiudo che finisce qui dentro, qui ci sono i livelli del volume, è più comodo. C'è anche Soundforge della Sony che gli assomiglia molto, anche quello l'ho usato con molto piacere, però questo è quello che fai questo, zoomi la selezione, fai zoom in, zoom out, visualizzi tutto, oppure trim, togli all'inizio e alla fine, mantieni il resto, fa un sacco di cose, quindi carino, questo l'ho sempre usato e quindi questo è l'MDI. Già che ci sono, facevo vedere, no aspetta, forse ce l'ho di qua, qualche foto scattata in, cavolo, l'ho appena scaricata, non mi ricordo dove le ho messe, ok, qua. Vediamo se riesco, visto che ho ancora lo schermo, sì ci sono, dai, no è veramente completo, quindi se vuoi dargli un'occhiata, questo è l'ingresso con un po' tutta la gente, non volevo zoomare ma volevo, oh, qui buon Fabio Cudebue, per chi lo conosce ha fatto la sessione su Firebird, Giancarlo che è il patron di Delphi Club Italia, che è quel logo che trovate nella pagina e club su Facebook. Questo baldacchino ho detto, oh, che carino, cioè tutto come siamo, però c'è cioè, un problema che era bello da vedere perché sembra che fai il discorso al tipo da presidente, però è fatto di cartone, quindi bisogna stare attenti. Non sembra, ma dietro era molto, molto instabile come benvenuti. Vabbè, io ho fatto un po' Luca Minuti che si prepara per l'introduzione, Paolo Rossi che fa l'introduzione, quindi insomma c'era un po' di gente. Ecco qui davanti sono tutti più attempati perché secondo me, o almeno io vado sempre più avanti perché ci vedo meno, però. Però, come dire, era una bella platea, c'era un pochino di gente, poi in altri giorni
la carrellata delle varie sessioni, e qui c'è il grafico delle presenze, quindi siamo passati da, sì, c'è stato un anno 101, 96, più o meno stabile, insomma, però comunque ogni anno 105, 115, cioè secondo me è una buona presenza per una conferenza locale, avere 100 sviluppatori. Poi generalmente nei seminari è più che dimezzata, in realtà non per una questione di costi, ma in generale perché si fa fatica per chi partecipa ad assentarsi due giorni, se vengono in due o tre alcuni ritornano e uno rimane, oppure il giorno dopo non rimane per i seminari, quindi, perché c'erano due giornate. Quindi tra l'altro c'è questa chicca che Delphi è scritto sbagliato, tra l'altro, quindi nel 2017, ma penso fosse un caso di controtendenza, parliamo di più 10 meno 10, non è che ci sia, non so, magari non mi ricordo neanche cosa abbiamo fatto, un programma più fiacco, a volte dipende anche dalle coincidenze. Poi mancano, qui ci mancano quelli online, dove ad esempio invece erano più del doppio, anche 200 a volte, perché comunque online è più facile dal punto di vista, cioè qui devi venire fisicamente, non era in streaming, quindi ci sarà a novembre, probabilmente in questa data, da confermare, l'edizione Padova, che anche quella è molto frequentata, perché c'è tutta una zona di tanti sviluppatori di Delphi, quindi cioè di solito la conferenza è gratuita, in questo caso si pagava, ma fondamentalmente col pranzo hai già raggiunto il, cioè proprio quell'obolo, insomma, da molti, e proprio per impegni che non ce la fanno. Questi sono un po' i produttori, gli ho fatto una foto perché a volte uno dice ma però ha usato poco, c'è chi monetizza. Questi sono i produttori di componenti di terze parti che attualmente sono attivi, cioè, o meglio, sono i produttori di componenti di terze parti di cui la società WinTech Italia, che è quella che è come dire, rivenditrice di Delphi e fa corsi su Delphi, su altre cose in Italia, che poi è la società di Marco Cantù, che era il product manager, sono i produttori di componenti di terza parte che loro rivendono, quindi magari ce n'è anche qualcuno che fa componenti e non vengono rivenduti da loro. E l'elenco è ripetuto tutti gli anni, quindi probabilmente ne mancherà anche qualcuno. Non sono pochi, alcuni sono nomi noti, altri meno noti, però... No, dicevo nella slide prima, questa qui, c'è, cioè Delphi è scritto sbagliato perché c'è la Y. Il problema è che ogni anno lo noto, e quindi vuol dire che questa è una slide che viene di volta in volta copiata e incollata, aggiornando il grafico, però il refuso non viene mai corretto, e quindi ogni anno c'è la slide con Delphi scritto sbagliato. E vabbè, questo è Marco Cantù che presenta, forse facevo prima tirare fuori prima le foto, così, che presenta tutti i vari marchi che Idera gestisce. Ad esempio Sencha è molto famoso nell'ambito JavaScript perché produce XJS, FileStack è un API per la gestione di un file system remoto, se non ricordo male. AppiLayer sono delle API ad uso generico, ce ne sono alcune sul meteo, sono, dillo a Paolo Rossi, mi sono dimenticato, lo dico sempre quello che ho a fianco per ridere, poi non lo dico mai, adesso glielo scrivo. Froal è un editor praticamente what you see is what you get di testo per il web, è un componente tipo quelli che trovate sui forum hanno un sacco di, molto conosciuto Ranorex, che è un test di interfaccia utente, e poi c'è Preemptive, è la società più famosa che fa un offuscatore .NET. C'è il Preemptive Offuscator, è praticamente l'offuscatore più venduto in... Quindi questi ogni tanto comprano, fanno un po' di mercato e vanno a prendersi queste società con prodotti già lanciati, già utilizzati, hanno la loro community, però sarebbe un po', cioè andrebbero un po' tutti integrati, bisognerebbe... Embarcadero ovviamente è quello che è Delphi, poi c'è UltraEdit, Automato fa un assistant per Visual C++ che fa refactoring del codice, fa tutta una serie di cose, quindi c'è di roba ne ha, oddio, chiuso tutto,
di roba ne hanno da... Dove è finito il mio... Non trovo più... No, questo cosa c'entra? Non c'entra niente. Non trovo più il coso delle foto, dove è andato? Ok, qua. Che fa... Ah, ok, che c'è il browser, quindi ero qui. Senza la parte delle, ok, queste le abbiamo già viste. Questa è la classica slide che uso per memoria. What's great in Delphi, la produttività ovviamente, i designer visuali, applicazioni veloce native con un footprint basso. Sì, Dera in sé produce tool per database, infatti era famosa per quello, ma anche Embarcadero aveva inizialmente una società che faceva tool per database fatti con Delphi, si sono integrati in Delphi. Fastone, sì, Fastone, anche Capture lo uso, anche di quello ho preso la licenza perché è troppo... La strong community, l'accesso a database impareggiabile perché c'è il driver per qualunque database possibile e immaginabile. Continuo a fare vedere sempre le stesse, com'è che... Discordo quelle che ho già visto. Poi anche questa era proprio la slide che dicevo all'inizio, interessante perché fa vedere un po' tutti gli ambiti in cui fondamentalmente Delphi è, dunque come si fa, control, in cui è utilizzato e dove c'è almeno una società grande. Ne ha citata qualcuno, non la riporto perché già ha fatto fatica a citarlo, però e poi non mi ricordo nel dettaglio, ma alcuni anche enti, alcune province, dei porti, cioè roba di logistica. Sblocco ricordo di Paradox, mamma mia che brutto ricordo. No, si usava molto come file based al posto, adesso c'è un SQLite, dopo si è passati su magari su Access, però Paradox solo che file based si corrompeva praticamente a guardarlo, quindi per cui healthcare, database front end, finanza real time, perché comunque la velocità, developer tools ci sta perché sono effettivamente PyScript scritto in Delphi, quindi applicazioni GIS, cioè c'è veramente di tutto e di più, sono tutti, si parla di Delphi C++ Builder, però sono un sacco di il perché poi si è, questo è il famoso LSP di cui si parlava prima, perché è importante, quindi adesso è diventato quantomeno utilizzabile. C'è sempre il fatto che qui, ecco, i famosi security flag di cui si parlava prima per la sicurezza degli eseguibili nativi, le varie versioni che vanno ad aggiornare il supporto per le API di Android e di iOS, quindi c'è il supporto M1, macOS, su ARM, su varie CPU, perché adesso c'è anche lì Apple è passata da punto in bianco da delle CPU Intel a una CPU propria, e quindi cioè andare a supportare un sistema operativo che a un certo punto cambia CPU non è che proprio fosse un giochetto. C'è il debugger che dovrebbe diventare comune su tutte le piattaforme tranne su Windows, perché Windows è un po' un caso particolare, ha un suo compiler, ha un suo che è il più veloce tra l'altro, quindi il più veloce noto, mentre tutte le altre piattaforme si dovrebbero uniformare perché al momento c'erano anche debugger diversi per piattaforme diverse, quindi ovviamente questo crea, cioè richiede uno sforzo, sponsorizza un po' di progetti open source. IDSQL è un ambiente per database di vario tipo che si usa ad esempio per MySQL, si usa per vari, c'è questo Octoid coming soon, non ho capito bene di cosa si tratta, quindi c'è una collaborazione al progetto Sonar Delphi, che è il plugin Delphi per Sonar, il Sonar Cube, che è un tool che ti fa un'analisi del codice, ti dice qui è scritto male, non hai rispettato le convenzioni, c'è un code smell, quelle cose lì, cioè ti puzza il codice. E poi questo è Andrea, ciao, saluto Maurizio Del Magno, che presenta una libreria che dovrebbe uscire a momenti, che è la seconda versione di Invoice for Delphi, è una libreria open source per la fatturazione elettronica,
dove hanno fatto un bel lavoro sfruttando una cosa che c'è in Delphi e che consente fondamentalmente di implementare qualsiasi interfaccia, la virtual interface, ovvero dire hai una classe che implementa qualsiasi interfaccia e quando chiami un metodo dell'interfaccia non ti viene chiamato un metodo che è ultra generico, cioè una sorta di evento dove c'è scritto è stato chiamato un metodo che si chiama e c'è il nome, ci sono tutti i dati del metodo, tutti i dati dei parametri passati, cioè puoi fare del codice molto dinamico. Ecco, da questo punto di vista chiaramente c'è un'ora di spiegazione, io non ci sto a dilungare, però potremmo anche farci una live così per provare qualcosa assieme e vedere come funziona, se per caso c'è della curiosità, e mi invento un pretesto e ok, questo va a quella dopo, sempre lui. Qui ci sono un po' di, c'è un po' di codice, fatturazione sempre elettronica, di come si usa, ecco, questo è l'uso della famosa virtual interface, cioè quel IATM è l'interfaccia, se si crea questa virtual interface, implementando quell'interfaccia ti dà come risultato un riferimento a un qualcosa su cui puoi chiamare i metodi di quell'interfaccia. Quando richiami i metodi però non hai tu implementato il metodo, ma ti basta implementare questo onInvoke, che è come fatto, è un metodo che verrà richiamato dicendo è stato chiamato il metodo, cioè hai un oggetto che ti sostanzialmente descrive il nome e se, del metodo che è stato invocato, gli argomenti, cioè i parametri che vengono passati, tu dai un valore di ritorno, quindi con un blocco unico potresti far sì che una classe risponda a delle chiamate fatte dicendo alla classe adesso implementi quell'interfaccia oppure implementi quest'altra interfaccia. E poi penso, Maurizio ha usato una metafora bellissima, dovrei adesso quando magari usciranno le slide, se c'è il filmato, era poi le slide sono sempre, io dico sempre, poi daranno un Oscar perché tra l'animazione e non mi ci sono dilungato, non gliel'ho detto dal vivo, però ho detto la cosa bella è la spiegazione, cioè la slide che prende vita nel senso che si evidenzia le varie parti totalmente in sync con quello che sta spiegando, cioè gli dico cazzo, è perché tu guardi lui, poi guardi le slide, poi guardi lui, poi guardi le slide e cavolo, riesci a seguire. Io gli ho detto quando tu fai una presentazione, alla fine della presentazione se uno non ha capito è colpa sua, cioè perché è impossibile che non siano chiare, perché c'è talmente fluidità e, cioè, voglio dire, metafore ed esempi, che alla fine è impressionante anche su Git, e questo gliela invidio un sacco, perché è veramente qui c'è la validazione di una fattura, quindi sono le potenzialità della libreria, quindi sì, no, è fuori scala, è proprio no, le slide GPT se ne sogna, secondo me questa roba. La cosa che ho notato anche è che ho visto un sacco di codice di progetti open source in essere, e tendiamo un po' tutti quelli, come dire, mi viene da dire veterani, però quelli che usano Delphi da più tempo, si sia un po' condivisa, cioè non lo so, quando vedo un codice è come se l'avessi scritto io, mi trovo un sacco a mio agio a leggere. C'è anche qui, io ho adottato delle convenzioni perché le ho viste da una parte, qui uguale, ho visto un sacco di librerie anche open source dove il codice proprio ti compariva e bam, cioè capivi al volo, probabilmente anche a merito del linguaggio che è molto chiaro, però c'è anche questo fattore del fatto che gli standard sono un po' diventati, sono un po' penetrati, e quindi da quel momento poi metodi tutti ben formattati, piccolini, poche righe di codice, cioè anche comunque il modo in cui si scrive il codice è sicuramente molto vantaggioso. Qui c'è un po' di gente, c'è stata qualche defezione perché purtroppo Claudio, che partecipa sempre, non ha potuto per motivi di lavoro, mentre c'è Stefan che veniva da fuori, quindi aveva già l'aereo prenotato, però ha avuto problemi familiari, quindi Claudio ha fatto da remoto quasi come se fosse presente, almeno l'esposizione, un peccato ovviamente che era meglio averlo dal vivo per
altri motivi non legati alla, all'esposizione, ma semplicemente per vedersi. Però immagino che poi a Padova c'è stato un argomento interessante sulla security legata appunto al, al finger, al, l'FCS security finger crossed, no, al, come dire, alla parte diciamo di chi sviluppa un API di suddivisione di database, decidere, fare un'analisi di qual è la sicurezza, cioè dire ok, adottiamo degli standard di sicurezza, sì, no, e quello è già un primo assessment. Qual è il livello, quanto i dati sono separati, quanto è probabile che qualcosa di sensibile fuoriesca. È stata una sessione interessante, anche perché i vari livelli, diciamo, di sensibilità delle informazioni da pubblico interno, confidenziale, restricted, quindi una cosa teorica ma anche un po' comunque pratica. E è uscito che la maggior parte delle vulnerabilità e degli attacchi arrivano direttamente da impiegati e ex impiegati, cioè molte dei breach avvengono perché qualcuno dentro li fa o comunque comunica informazioni all'esterno, cioè banalmente faccio una comunicazione riservata e sbaglio indirizzo email, porto fuori delle informazioni. Quindi lui, Fast Report, è molto sottovalutato, sì, concordo. Non ho visto la sua sessione, però sono giustificato perché è in contemporanea con la mia e mi sento anche un po' in colpa, perché secondo me la, cioè, si è dato un po' per scontato, adesso non so com'è stata, però probabilmente un po', ovviamente è una presentazione commerciale, ci sta, però anche vedere le feature, cioè secondo me Fast Report è molto ben fatto, e quindi secondo me però la percezione di magari di una presentazione di prodotto ha fatto sì che molti magari venissero alla mia piuttosto che ah, sei nato da lui, mi hai tradito, tradimento, quindi non sei venuto a vedere le mie, i miei tentativi di, io cerco di fare un po' di avanti spettacolo quando faccio le, cioè, in realtà è tutto involontario, però mi vengono, mentre sto dicendo le cose, mi vengono in mente delle minchiate totali e le dico. Sono minchiate totali, però la gente sta sveglia, e quindi, perché ad esempio la, cioè quando ho iniziato, proprio nel momento in cui ho iniziato, mi è venuta questa idea, ho detto adesso io inizio la sessione, muovo le labbra, faccio il labiale, ma non emetto alcun suono. Il primo che mi dirà ma scusa, ma perché non sentiamo niente, dico ah scusate, ero in muto. Una roba da, posso andare a Zelig, proprio una minchiata totale. Non mi ricordo, ad esempio, c'è stato un momento in cui parlavo di tirare giù dei servizi e mi è venuto detto che se non riesci a tirare giù un servizio, se non riesci a ritirarlo su, è un problema. Poi sono stato lì un attimo e ho detto, come per gli attori di film porno. C'è stato quel momento di silenzio e poi c'è qualche risatina. E lì vedi il tempo che ci impiega, ma mi vengono in mente così, cioè proprio... È più famoso di Fast Rap. No, secondo me io ho dato per scontato, ho detto secondo me il rischio di metterle in parallelo a una sessione come la mia, che cioè era una cosa, poi è un argomento un po' teorico, un po' nuovo, con qualcosa che ha l'aspetto un po' di una presentazione commerciale, tra l'altro in lingua inglese, mentre poi alcuni poi sono venuti alla mia tanto per amicizia, per, cioè per interesse anche, però immagino anche per quello, forse, cioè, magari andavo accoppiato, oh, io non mi lamento perché avevo ancora la foto con tutta la gente che c'era, quindi qui c'è Omar Bossoni che mi ha semplificato in realtà il compito, perché ha parlato di metodi anonimi e quindi e di usare generic, ha fatto un po' di, come dire, trucchetti probabilmente derivanti da esperienza personale per scrivere un po' meno codice un po' furbino. Quindi Amtrix salve, ciao, benvenuto o benvenuta, poi mi farà sapere. Piace come nome, sì, è deformazione non professionale, cioè non professionale, ma dopo anni sono riuscito a passare in azienda Fast Rap, praticamente molto buono. Sì, c'ha la sua licenza, quindi a me non compila, quindi non va. Ovviamente, come ho precisato anche, stiamo dando le foto di una conferenza che c'è appena stata, a cui ho partecipato,
dove compariva questo nome è ironico, nel senso che a volte succede, però ovviamente non è sempre così, e quindi è un detto che circola molto, ho detto vabbè, diamo un nome al canale, chiamiamolo così. Quindi il buon Omar ha, diciamo, portato un po' di esperienza per chi ancora è refrattario. Infatti ho chiesto, ma anch'io, siccome ho fatto un demo con dei metodi anonimi, ma li conoscete? C'è stato un po' di timidezza. Dicevo, ci sono rubatori Delphi che usano metodi anonimi, poi dopo mi era venuto, però questo l'ho saltata perché avevo già detto troppe cazzate. Mi era venuto da chiedere, ci sono dei sviluppatori Delphi anonimi che usano metodi, però vabbè, una cagata. Però ne avevo appena dette due, ho detto no, la terza, dopo mi mandano a casa, e quindi giusto, gli adesivi bellissimi, ce ne ho ancora nel portafoglio, devo ancora tirarli fuori. E quindi no, Omar ha fatto questa bella presentazioncina, e no, mi ha agevolato perché quantomeno qualcuno ha visto qualche esempio. Io uso Python, quindi non ho problemi con il compilatore. Qui, diciamo, sul mio canale generalmente, allora io programmo con tutto, perché adesso lo posso dire, perché tanto con quasi tutto, no? Mi piace la programmazione, quindi tutti i linguaggi mi piacciono. Qui parlo un po' più di Delphi perché è meno trattato da altri canali ed è un po' ed è bistrattato dal mondo degli sviluppatori, quindi però ha un'ottima integrazione con Python, e quindi anche Python ultimamente è nelle corde, mi piace molto, e perché Delphi è compilato e quindi è rigido, type safe, Python ha quella parte dinamica, ci sono dei componenti per fare in modo di portare cose da Delphi in Python e anche soprattutto viceversa, quindi poter usare delle librerie. E con Delphi fai molto più velocemente interfaccia utente, eccetera, quindi ho un canale YouTube pieno di demo di questo tipo, quindi me ne approfitto, così metto il link, così c'è il bot che... Ah no, sto zoomando. Questa è la mia platea, quindi così ho potuto fare una foto di tutti i presenti. No, erano finite le sedie, quando ho detto sono finite le sedie, dico è un problema, però mi inorgoglisce, ho detto fantastico, oggi pensa quanta gente deluderò. Più gente c'è, più gente puoi deludere. No, però l'argomento a me piaceva molto quando ho iniziato a guardarlo, chaos engineering, quindi in due o tre mi hanno detto che gli è piaciuta molto, quindi spero che sia stato lo stesso anche per gli altri, e di aver dato qualche idea in modo che dopo, il giorno dopo, tutti andando a lavorare andranno a staccare i cavi di rete, quindi sempre pieno di donne, eh? Sì. Beh, quest'anno c'è raggiunto la cifra record di 2-3, quindi, ma in realtà, cioè, precisiamolo, non abbiamo nulla in contrario, cioè ce ne fossero, quindi io dico, due di professioniste che stimo sono donne, di quelle che fanno lavoro migliore. Vabbè, qui ho detto prima o poi mi servirà anche avere una foto del badge per rappresentanza, quindi me la faccio. Quindi guardando giù mentre ascoltavo, foto al badge, così vabbè. Quindi. Questo è Luca Minuti che fa, si è parlato di DSL, Domain Specific Language. Ho avuto un momento di... Io pensavo che usasse sempre Virtual Interface o comunque quelle feature già viste del linguaggio, invece si è proprio messo a fare un interprete di un linguaggio inventato, e tutto sommato dalla presentazione non ho capito tutte le dinamiche, però dal quadro ho capito che è una cosa anche fattibile volendo, cioè con una grammatica abbastanza semplice si fa, e ci sono solo questo fatto strano. È, diciamo, al suo senso per certi casi, perché quando devi far configurare il cliente qualcosa la rendi più, cioè io visto che c'è l'integrazione con Python gli fare uno script in Python, però Python è già un linguaggio di programmazione, se ti serve una cosa molto molto più semplice, fare una grammatica, creare un interprete, fargli eseguire delle istruzioni, quindi un mini linguaggio, lo si fa abbastanza tranquillamente, ed è interessante questa cosa, quindi aspetto di vedere un po' il codice quando verrà pubblicato sul sito del Delphi Day, perché è interessante. Come qui c'è il buon Sergio Govoni che parla di SQL Server,
è sempre illuminante perché comunque lo conosce benissimo e a differenza di me che sono veramente una schiappa e se non fosse per i DBA con cui ho a che fare tutti i giorni che mi cazzano e mi portano a fare le cose come vanno fatte, non saprei fare neanche quella piccola percentuale di cose che riesco a fare, perché ho imparato a usare le tabelle temporanee, ci ho fatto pure dei corsi, però cioè, tenuto dei corsi per altri, ma sempre di base, però poi mi scordo tutto e SQL Server è veramente vasto, un mondo. Guarda, sarebbe utile e possibile fare delle live di coding, DF, base, medio per avvicinare i novizi? Ne parlavo prima, l'avevo proprio accennato un attimo che sui corsi Udemy che sono un po'... C'è chi si lamenta che ad esempio corsi DF non ce ne sono, ma c'è anche chi si lamenta che ha fatto dei corsi per loro e non ci sta guadagnando un tubo, quindi... però sarebbe, cioè a me sarebbe un'idea che mi piace, ecco, però stavo ancora aspettando di capire se in un certo senso, per dire, non è che io li voglia monetizzare, ma non li voglio annegare in un qualcosa dove non siano rintracciabili, cioè come metterli giù, cioè come farlo, quindi senso, cioè è possibile farlo, quindi basta, non si metta lì. Problemi non, come dicevamo a pranzo, poi anche se qualcuno ci fa formazione, cioè non è che anch'io faccio formazione, però un conto è un filmato breve che ti dà un input su varie cose in modo da farti partire, come dire, farti partire bene, un conto è essere affiancato da un formatore, fare un corso e dire inizio faccio lo sviluppatore, cioè Delphi secondo me lo può usare chiunque, però uno sviluppatore ha un altro tipo di approccio professionista, quindi qui si parlava di query, di ottimizzazione, cosa fondamentale, perché anche se io ogni tanto i miei clienti quando hanno questo tipo di problemi non è un problema di query, ma è un problema che se tu non, cioè se tu hai una tabella e hai strutturato con delle ridondanze, hai fatto delle tabelle da milioni e milioni e milioni e milioni di record, tu puoi indicizzare finché vuoi, però fai un indice di un milione di valori, cioè a un certo punto devi fattorizzare quel database, perché altrimenti non... C'è un propedeutico a un corso. Boh sì, cioè un'idea, una cosa che si poteva prendere spunto, sono ad esempio il canale di Alistair Christie, che fa vedere delle feature molto specifiche tipo action list, vediamo come funziona l'action list. E quello poteva essere interessante perché farlo, cioè tipo in italiano, perché comunque le tue live non sono molto complesse, molte volte si parte e si arriva a un'app completa, no, infatti c'è da dire anche questo, quello è per dimostrare comunque che non ci vuole, cioè che l'ambiente ti porta comunque ad essere molto produttivo al punto che senza scrivere tanto codice, cioè si riesce a fare un'applicazione in 2 ore, quindi uno, se uno dice mi metto lì e la faccio, magari ce ne metterà 4 o 5, però in un certo senso chiunque può tirare fuori il risultato. Cioè se tu tiri fuori un'app e la dai a un cliente, il cliente la usa, che poi tu sei professionista o meno, è ovvio, cioè se tu hai un'esperienza hai già visto tutta una serie di problematiche, ma a volte non è perché c'è chi si aspetta di avere poi chissà che cosa. Se generi valore, cioè ha un suo senso già di essere venduto, anche perché il cliente poi il codice non lo vede, vede solo come funziona l'app, quindi con la tua presentazione tecniche solide nominò il mio collega prima età grezzo solid sempre su Delphi, però perché l'avevo rifatta anche per C#, quella presentazione lì, e anche lì è stata abbastanza utile, ma perché anche solid è bello, perché secondo me sono i pattern che dovrebbero applicare un po' tutti. E allora uno dice, ok, diamogli un'occhiata, già c'è il nome Solid, dici, boh, è andato un acronimo. Poi è un acronimo di nomi complicati, la definizione è complicata, cioè, cazzo, fate delle cose semplici. Cioè, alla fine, se tu li spieghi in modo semplice, anche uno che è totalmente all'oscuro li capisce, allora vuol dire che dategli dei nomi che si capiscono, cioè, non è, vuol dire che in realtà cioè, le persone chiaramente sono intelligenti, non è che... Cioè vuol dire che tu stai cercando di portare quella cosa a un livello che sia il meno comprensibile possibile. Allora che cazzarola, cioè quelle cose lì non... No, è una volta che a forza di farmeli entrare in testa, una volta che ho capito ho detto ah ok, ma le cose stanno
in questi termini, cioè questo è quello che poi si vuole arrivare. E ho detto, a quel punto, se dovessi spiegarlo a qualcuno, glielo spiego, cioè come per, dandogli già gli input in modo che non debba fare una fatica immane come ho fatto io per capire che cosa si sta usando. Eh sì, diciamo sono pattern, però non sono come i design pattern. Design pattern ti dà anche una struttura in codice che devi replicare. Infatti molti poi vanno a concentrarsi ad esempio sui design pattern, che sono ovviamente utili, però sono molto accademici, a parte che su alcuni linguaggi tipo JavaScript sono, non che siano inapplicabili, ma ci sono degli strumenti per farli, per fare alcune cose in maniera talmente più semplice, cioè hanno la loro età. Quindi i principi solidi sono come dei design pattern, ma non ti danno il codice, ma ti dicono, ti danno una regola da rispettare. Il problema è che, come dire, cioè quella regola, soprattutto per un paio di principi, è formulata in maniera talmente arzigogolata che dici, ma che cazzo mi sta dicendo qua? Cioè, qual è il, di cosa stiamo parlando? Non si capisce. Se invece vedi un esempio, cioè io l'avevo fatta una trattazione, ma con degli esempi molto molto stupidi, però che, quindi senza codice, ma proprio buttato lì per far capire. Però ovviamente non vado a fare una cosa complicata, cioè l'importante è il concetto, perché quando tu rivedi il riproporsi di una situazione analoga, sai già che ti trovi in quella situazione. Però cioè, ci vuole, in realtà poi adesso ci sono un sacco di articoli che ne parlano, però magari uso un esempio più semplice, ti danno di nuovo un'idea del, del principio, però non si dilungano in... Invece io ho proprio tirato la riga su... Beh, comunque mi fa piacere che quello sia stato apprezzato, c'è sul canale YouTube, quindi grazie. Sai che mi stavo appunto per bere, cioè, sul canale YouTube c'è una sezione webinar dove ci sono i webinar fatti per Delphi dintorni, e lì c'è quello degli unit test e quello dei principi solidi. Seguo il consiglio, ma avrebbe avuto in ogni caso, non ce la facevo più. No, la cosa bella di quei principi è che, infatti, la coppiata interessante è quella dei solid con gli unit test. Perché anche unit test, cioè uno dice, devo farmi anche i test, è una fatica, cioè uno li deve prendere, capire e riuscire a applicare trasformandoli in un gioco. E allora ti gusta anche farli. E ti ci diverti, perché se non entri in quella dimensione la vedi solo come una cosa in più che ti devi smazzare. Però anche per fare gli unit test il codice deve essere testabile, e non è che tu gli puoi mettere sopra l'attributo testabile e dire ok l'ho reso testabile. Deve essere fatto in un certo modo. Per essere testabile basta applicare il principio solido alla fine. Poi i design pattern e il resto sono tutte ricette per alcuni scenari, e per certi versi li rispettano, per altri versi, quindi sono quando hai bisogno di creare degli oggetti, quando hai bisogno di avere delle notifiche su qualcosa che cambia, quindi hai tutte le factory, l'observer, c'hai la ricetta per la problematica. Però nel mettere giù le cose i principi soliti dicono come andrebbero scritti. Poi alla fine, cioè, avevo proprio tenuto a farlo col principio di dire, ho detto obiettivo Maurizio Del Magno, cioè alla fine non deve essere oscuro quello che uno dice. Poi dopo, piuttosto una domanda in più, però invece, cioè, a me capita comunque spesso di, a me è piaciuto molto questa conferenza, perché vedo sempre anche il tentativo di chiunque si propone di voler proprio esporre qualcosa perché pensa, perché magari gli piace e vuole, che magari ha l'interesse proprio di far piacere a qualcuno, di interessare qualcuno, cioè di dire ti spero e confido di dirti una cosa utile. Mentre a volte mi capitano veramente conferenze non Delphi, perché secondo me Delphi è un ambito particolare, ma di altro tipo, soprattutto quando se ne fanno spesso, dove uno ti racconta una cosa per farti sapere che l'ha fatta, cioè dico che bravo, però io che cosa mi porta a casa? Cioè, sì, esatto, la divulgazione, cioè uno vuol dire guarda, ho fatto questa cosa, una figata,
ci ho fatto una cosa open source, guarda se è una cosa che ti può piacere, perché poi alla fine, cioè, cioè uno che lo fa, l'altro lo fa con te, quindi comunque riceverai qualcosa a quel punto, se tu fornisci qualcosa ti arriva, e quindi a quel punto ti migliori e dovresti fare quantomeno il tuo mestiere un pochino più rilassato, perché già è faticoso, e quindi il community dovrebbe essere normale. La difficoltà di Delphi appunto è che sul prodotto, cioè se vado a presentare, non so, generics e i metodi anonimi, è un argomento vecchio, cioè ogni cosa, non ci sono delle novità sul prodotto da dire ok, facciamo qualcosa di nuovo. E tra l'altro si parla sempre con delle persone che lo usano da anni, e a volte anche molto più di me, quindi cioè, la difficoltà del Delphi Day è che tu vai a raccontare delle cose a gente che a volte è più esperta, la maggior parte è quasi più esperta di te, senza il quasi, quindi, perché la maggior parte, quindi a parte qualcuno che magari appunto è lì perché sta iniziando a impararlo, gli altri sono già sviluppatori da anni, quindi c'è questi che gli racconto, perché il prodotto grosso modo è sempre lo stesso, cioè i webinar delle novità li fa ovviamente chi lo produce, per il resto che andiamo a scoprire, scopriamo nuovi modi, e quindi trovare anche sempre cose nuove non è facile, però l'obiettivo è sempre quello. Davide ad esempio, oltre ad essere un amico, è proprio esempio di uno che fa sì, no, vai lì, cioè su certi nomi non c'è neanche proprio da, ormai si conoscono talmente tanti anni che chiaro quello. Poi io non è che poi dico chi si sente meno, ne faccio una colpa, a volte c'è chi sviluppa e c'è chi dice ok, io quando ho fatto le mie ore lo faccio con piacere, sono sviluppatore, ma non mi piace stare online, non mi piace, cioè lì non ne faccio una colpa, perché poi io sono fortunato, qui c'ho il gatto, però non ho un figlio che piange, non ho al momento, cioè a volte si fa per quello che si può, e poi c'è gente che non partecipa, però non perché gli stai antipatico, ma perché non c'è il tempo, magari non, o magari ha quella, perché gli sviluppatori ce l'hanno anche lì, anche tra noi, e poi i relatori tutte le volte, dopo tocca a me, meno male, così ho già finito, cioè abbiamo un'ansia da prestazione, perché hai la sindrome dell'impostore, ti dici sempre, vai a raccontare qualcosa, boh, piacerà, cioè c'hai quel dubbio lì, che è un dubbio sano, comunque fa capire che ti interessa divulgare piuttosto che andare lì e dire guarda quanto sono bravo, che ho fatto niente, perché poi c'è gente che, cioè io magari ho fatto una libreria, uno dice wow, sembra carina, perché ho usato delle tecniche nuove, però questo dietro le quinte si sta gestendo un software da 1 milione di righe di codice che gestisce cose finanziarie, dove io non metterei mai, cioè non saprei neanche dove mettere le mani, quindi alla fine di dove sei. Io sono di Reggio Emilia, la conferenza si è fatta a Piacenza, quindi era abbastanza vicina. Questa è l'ultima foto che mi sono fatto. Come dire, non la zoomo perché ci sono un paio di borse di Louis Vuitton sotto a quegli occhi che fanno paura, e quindi è meglio come dire, non, no, l'ho fatta perché la maglietta che ho usato era un regalo, siccome a Natale non riuscivo a mettermela perché non ci stavo dentro, adesso anche, però un po' meglio, sono riuscito a metterla, ho fatto la foto così l'ho mandato, ho detto guardate, mi sono messo la maglietta sull'algoritmo che era giusto in topic, quindi dopo, il giorno dopo, ho messo quella che ci hanno regalato, perché giustamente è giusto. Ma dimagrito tanto, diciamo, ho fatto un meno 10 kg e stiamo andando, quindi cioè stiamo continuando a diminuire, quindi va bene. Anzi, il dietista ha detto che stai calando, hai fatto un salto troppo in fretta, devi rallentare. Perché io l'ho guardato e ho detto mi stai dicendo che devo mangiare di più? Il problema è che partivo da un totale che, vabbè, cioè per me era una roba, quindi, no, meno 10 si sentono anche in palestra, si sentono, quindi, però è raggiunto il momento, perché prima ho iniziato la palestra, poi ho scoperto che se fai palestra e mangi come un vitello, puoi anche non andarci, quindi dopo ho detto proviamo una dieta, e così, siccome dopo ho visto che più o meno riuscivo a gestirla, però è un po' esagerato, mi ha detto di rallentare, quindi ho detto rallentare.
lamentiamo, anche perché non, no, tantissimo no, però questa maglia, c'è un bel panzone, invece adesso c'è la panza. Sono passato da squallido obeso a obeso, dopo pian pianino ho fatto garbage con l'acqua. E quindi sì. No, però comunque l'importante è che abbiamo invertito la tendenza. Infatti, come dicevo, ho detto, io sono già contento che vada giù invece che andare su. Poi non ho né fretta né... Vabbè, un po' fretta perché quando ho raggiunto il peso forma smetto di pagare il dietista, però, che mi vuole tenere controllate, quindi spero che non veda mai questa live. No, a parte quello, cioè, niente di che. Quindi un dietista ufficiale di una squadra di calcio, quindi che dovrebbe essere ancora in Serie A, quindi non so, quindi ho detto facciamo le cose no, in realtà alla fine quello che ha cambiato la cosa è mettersi a misurare effettivamente anche l'apporto che dà ogni cosa che butti dentro, e cioè con un'app. Quindi ho iniziato a scansionare il codice a barre mentre mangiavo e dico porca miseria, cioè questo era il totale di quello che finiva, perché anche lì è un po' veramente come un budget finanziario, cioè tu se ti dai un limite sai che non devi superarlo, perché ovviamente se incameri più di quello che consumi, cioè un giorno non fa differenza, ma se lo fai ripetutamente è ovvio che aumenti, e se invece incameri meno è ovvio che diminuisci, un po' come va lo stesso col denaro. E quindi però il fatto di dire se hai una dieta da tot calorie, sai che se tu sei sotto, non so, te sei a meno 600, ti puoi mangiare qualcosa da 600, quindi cioè il bello anche di avere il budget è che soffri perché risparmi, ma quando hai il budget ti compri la cosa e sai che te la puoi comprare perché sei sicuro che i soldi ce li hai, perché li hai messi a budget. Quindi bisogna pensarla così, perché sennò no, comunque sono abbastanza soddisfatto, dai, come... Non ero ovviamente per fare le belle foto alle conferenze, però non so mai cosa mettermi, ogni cosa mi sta male, cioè fai sempre una fatica di... Qualcuno mi ha detto che Maurizio ha detto Pirulan sotto la scrivania, è vero, no, c'ha la scrivania che si alza, si abbassa, sotto Pirulan non lo so, non sono sicuro, però potrebbe essere, quindi non so se... L'ho sentito mormorare anch'io, però sai quando riporti le notizie da fuori non si sa mai come vanno a finire. No, dopo direi che questa era l'ultima, perché non ne ho fatte altre, cioè ho quelle di Wintec che ho scaricato da Facebook, giusto perché così ha senso magari tenerle... Dov'è il selettore qua? Questa è quella fatta alla cena, però questa è piccola, dovrebbe farsi passare l'originale con Paolo e Lucia ovviamente di Winter, che hanno organizzato tutto, bravissimo, si è mangiato benissimo. Ciao Fiubit, grazie per essere passato, per la compagnia. Si è mangiato benissimo, quindi si è stati bene, si sono state tante... Cioè, per dire il sorriso, io ho stillato il sorriso con C sharp invece che cheese, vabbè, quello. Ah, quindi insomma era un pochino penultimo a destra, sì, infatti ho visto che tra l'altro è sfocata, non ho capito, perché in effetti metterci sotto, andarsi a mettere sotto le lampade, infatti io l'ho detto, io la pelata faccio i bagliori che sembra un film di J.J. Abrams, cioè dopo sembra Star Trek il primo, dove c'era, cioè, mi ha dato un fastidio quella cosa lì, cioè, non potevi guardare il film che ti venivano. Ciao Fiu, ci vediamo magari dopo che vengo in live a vedere i giochi. No, poi che vado a letto perché sono un po', devo ancora recuperare e quindi c'è ancora domani. Allora, come si fa a passare quella dopo? Un po' di foto dal pranzo e quindi... No, comunque la platea era abbastanza, c'era abbastanza persone, quindi possiamo avere le aureole, sì. Angioletti, qui ci sono io, che effettivamente non ho potuto farmi foto perché non volevo farmi il selfie con la gente, perché un anno mi sono fatto il selfie, ma come dire, non Cantù che parlava di cos'è, librerie con EPS, sì, questa non l'ho seguita, stavo seguendo un'altra cosa.
qui c'è Fabio con Debue, con Firebird, sì, no, tutto sommato, Maurizio che abbiamo già visto prima, sì, quel server, sempre il pranzo e le cene, poi la reception. Tra l'altro, sempre per chi non c'era questo aneddoto, io il giorno dopo dovevo sistemare delle slide, mendicavo, ho detto ma non ci sono delle ciabatte perché le prese sono tutte lontane ma senza alimentatore. Vabbè, il computer resiste ma va diciamo molto lento, e quindi adesso sentiamo, abbiamo sentito dall'albergo, scusa, ci puoi procurare le ciabatte? È arrivato con due ciabattine bianche, quelle da camera di stoffa. E ho detto, io ho pensato, ok, vabbè che non sei, uno non ha esperienza di computer, si può confondere, ma vedi, cioè, cavolo, c'hai una sala eventi, in quanti verranno con dei computer, chiederanno, cioè, ci ha portato le ciabatte da camera. Cioè, quindi... Ah no, ho recuperato anche, è successo anche di peggio in questo albergo, perché ho recuperato, vedete, ci sono altre foto, qui c'è... Antonello che ha preso le redini perché poi Stefano non ce la faceva e quindi ha parlato di servizi cloud. Ha fatto benissimo, anche perché così almeno chi c'era si è fatto un po' di... Mi stavo ribaltando la prossima conferenza nelle spa, quindi a proposito di spa, poi dopo vabbè, il pranzo c'è sempre, molto simili, ma c'era anche una fotografa, ho visto, quindi c'è Maurizio, direi, là in fondo, che ha fatto IORM, e su quello abbiamo una live di ore e ore assolutamente notturne, dove ci hanno detto basta perché non possiamo smettere ma vogliamo andare a letto. Qui c'è sempre Luca Minuti, qui è sempre Paolo, a cui ho sottratto anche Paolo, ha fatto una... mi ha affiancato il pubblico Docker, invece era più numeroso. Qui è... ah, questo è Filippenco con Pastreppo, no dai, un po' di gente c'era, sembrava che fossero tutti di là, invece qualcuno c'era, sembrava, me l'hanno raccontata come se a momenti... Qua c'è la mia sessione direi di Docker, se sono io, sì. Sì, con un po' di gente, tutto sommato. DSL tipo Mustache, beh, quello è più un view engine, diciamo che è un po' più simile a Machiavelli, ecco, se non lo conoscete, se non l'avete mai visto, mi sembra, no, non si chiama Machiavelli, sì. GitHub Machiavelli. No, come diavolo si chiama? Il linguaggio, c'è un linguaggio che praticamente è ispirato praticamente a Amici Miei. Monicelli, che Machiavelli, ma che diavolo dico? È il regista, ovviamente. Questo ad esempio è un la versione 2 Cofandina. è un esempio di DSL, cioè vabbè, Luca Minuti ha fatto degli tipo MATLAB, ha fatto degli esempi, anche HTML potrebbe ad esempio essere considerato un, cioè quei linguaggi che nascono con un purpose molto specifico, quindi hanno anche SQL, potremmo dire, perché hanno pochissime funzioni, però hanno quelle che servono per l'ambito di riferimento, cioè accesso ai dati in un caso, e tipo questo, che non mi ricordo se è fatto in C o qualcosa, è un linguaggio che non ha terminatori e usa le... ad esempio, lei ha claxonato è l'entry point del programma, quindi se scrivi lei ha claxonato, un valore può essere istituito usando la funzione vaffanzoom con l'espressione, oppure vaffanzoom col punto esclamativo e fai l'equivalente del return. Poi come espressione è più, meno, diviso, maggiore di, uguale, per fare gli operatori. Poi la funzione Antani con scappellamento a sinistra per 2 praticamente fa Antani lo scappellamento a sinistra e lo shift.
variabile come se fosse expression l'assegnazione, ok, questo potrebbe essere un DSL, quindi cioè chiaramente molto meno complesso di un linguaggio completo, però se devi fare, quindi questo è un esempio di funzione, voglio antani, ne che come se fosse 10, stuzzica, c'è il ciclo, stuzzica antani, vabbè, come. Poi c'è neanche uno per SQL, c'è SQL Mafia, mi sembra si chiami, qualcosa del genere. Forse non mi ricordo bene il nome, come in questo caso, dove hai... No, Mafia Game, no, non è questo. No, Gomorra SQL, è vero. Gomorra SQL, che è un dialetto di SQL, vabbè, abbiamo preso vaccato, quindi... Dove è simile al SQL, però hai ripigliamo, che è la select, ripigliamo, quindi alcuni esempi di query, ripigliamo tutto quello che era o nostro, è l'asterisco, direi lo star, che tira fuori tutte le colonne. Join operator è pesk. Quindi alcuni esempi di query, ripigliamo tutto quello che era nostro, mezz a user, restituisce tutti i dati degli utenti. Vabbè, qui c'è gente che si può fare esercizi di stile per cagate mostruose, però ecco, questo... Io avrei scelto questi esempi che sono più... Siamo geek, Monicelli è proprio il... è fantastico, quindi... Vabbè, qui c'è Docker e poi basta, perché era l'ultimo seminario e quindi è stato un po' di gente, anche questo spero che sia, come dire, piaciuto alla... E beh, i sviluppatori si divertono così, cioè c'è poco da fare come cose. Non guardavo che altre cose ho preso come appunti. Sì, c'è anche, perché ad esempio si parlava di live bindings, quindi ormai lo faccio in ufficio visto che lavoro in campagna, quindi Gomorra SQL. A volte gli ingegneri hanno delle idee. No, è nella mia sessione sul Chaos Engineering, non faccio un recursus, poi usciranno le slide così poi magari vediamo... Penso venga censurato. Beh, ci sta come il... ho inaugurato, cioè il mio materiale in realtà è già disponibile perché l'ho messo su GitHub. Oh, madonna, come quanto zoomato. In un repository ho trasformato in una libreria l'esempietto, la libreria si chiama Murphy. Tra l'altro c'ha questa bella icone, tutte bestemmie, ok. Beh, su Twitch io seguo dei gamer che bestemmiano come dei turchi, quindi in particolare un toscano che è abbastanza, però mi fa troppo ridere, per cui tanto sempre in giochi horror, quindi ogni volta che prende uno spavento tira una saracca, per cui... No, notare il logo del pane imburrato, perché ovviamente cade sempre dalla parte del burro e ci ho implementato qualche pattern, alcuni li abbiamo fatti anche qui in live, il retry pattern, il circuit breaker, ce ne sono un paio di più e questo è quello che è un po', c'è il link alla pagina poi che parla del Chaos Engineering. Come ho scritto qua nel warning, anche nelle slide, è very 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 early stage, cioè in realtà è più che un demo, quindi sicuramente ci metterò mano quanto prima, però insomma già inizia a esserci un pochino di struttura. Mi sono stancato di cercare il nome adatto, quindi ho preso questo qui. Questo che è? Ah no, ho visto che c'era un... Tanto ho già un paio di fork. Chi è che ha forcato questo? Il retry l'avevamo fatto qui, gli ho dato un po' di documentazione, ho fatto le interfacce, ci ho scritto un pochino di codice, però
cioè la logica che avevamo sviluppato praticamente assieme, e l'ideale sarebbe sviluppare tutti i pattern che ci sono, però è una bella fatica. Adesso pian pianino mi ci metterò a lavorarci, e quindi questo l'ho proprio appena pubblicato. Il Prometheus Client inizia a avere qualcosina, ha già delle 35 star, insomma già se ne sono già notati qualcuno. Il Toon Commit, tra l'altro ho anche no, non era qui la issue, ho anche qualcuno che mi ha segnalato una issue, forse qui era, esatto, che aveva dei problemi con le metriche vuote. Non so se mi ha risposto alla fine, no, gli ho risposto per far vedere che sto gestendola, ma devo ancora implementare il 11 fork, ma boh, sì, per secondo me sono derivati dal fatto che per utilizzarlo qualcuno si fa il fork e poi se lo scarica, cioè non ci sono delle, perché di solito te lo dice, a parte che non riesco a vederle, quindi boh. Saranno tutte private, quindi secondo me è solo per scaricarsi. C'ho il branch già separato per sviluppare le metriche che mancano. Tra l'altro stavo riguardando il tuo codice. Il problema è che bisogna ripulire dei valori che sono stati memorizzati nei contenitori in base al tempo, e quindi c'è questa variabile in più, ovvero che andrebbe temporizzato, cioè non quando inserisci ma con un timer o qualcosa del genere. L'ideale sarebbe usare un thread, cioè ci sono delle sfumature che oltre a fare il calcolo dei maledetti quantili sono più, ci sono un paio di cose in più che andrebbero fatte, che finché non le fo non, però quelle metriche direi che ci vogliono, e quindi anche se si possono ricavare sulle altre bisogna, come dire, in qualche modo recuperarle. Ah, dai, pochino, quindi si è parlato di vado a dormire che domani la sveglia alle 6. Portaci, bello conoscerti dal vivo. Vabbè, quando chiaramente le live, quando vuoi passare, tra l'altro vabbè le metto anche qui, però sul mio sitarello, la mia home page, c'è una pagina col calendar dove un po' all'ultimo in realtà, quindi alle volte c'è il calendario dove ci metto generalmente, appunto, tipo sul mese c'era partecipazione del Fidei, la live di oggi, anche se poi l'ho messa secondo me stamattina perché vabbè era un po' decisa all'ultimo, però cerco di tenerlo, come dire, aggiornato. Quindi cosa ti serve? Vediamo di tirarle fuori. Devo capire bene di cosa si tratta, è quello il cioè, perché anche descriverle non quindi devo analizzare un po' quantomeno il codice di uno delle altre implementazioni, quindi ho quel problema lì. Niente, dai, vediamo se c'è magari qualcuno a cui fare un raidino, ma non so, siamo in 4, non tantissimi, ma siamo stati anche in meno. Giusto per, anzi, se ci sono suggerimenti, qualcuno che sviluppa o... Ma perché mi apre sempre il mio canale che poi mi... Così, diciamo, la live stasera è stata molto chiacchiere, ma dopo non avevo tempo di preparare nulla, ma so che qualcuno, non potendo partecipare, magari voleva... Magari un racconto anche più dettagliato, però... cerchi, no, in che senso, ma va bene, se c'è qualcuno che sviluppa, vedo che c'è un, non so se parlavi con me o qualcosa, Benchio, ah è vero che programmava in, infatti ce l'ho tra quelli online perché avevo messo il follow, e... Ma sì, dai, andiamo da... Se sta sviluppando la speciale notturna post Giappone, sta proprio sviluppando, quindi
però c'ha un po' del, come dire, mi sembra corrucciato dall'Inghilterra, ragazzi. Sì, dai, andiamo a fare un, quanta gente ha collegata, così mettiamo, vabbè, facciamo, insommiamo qualcuno, non tantissimi, ma ci mettiamo game state position. Fa anche cose interessanti al momento, quindi dal mini appartamento, ok, dai, andiamo a raidare lui, così poi ci riaggiorniamo, direi molto probabilmente giovedì prossimo, vediamo cosa portare di nuovo, magari guardiamo la virtual interface, così adesso che mi hanno messo la pulce, cioè io l'avevo già vista perché l'avevo, cioè sapevo di cosa si trattava, però effettivamente piacerebbe ripassarla per vedere un po' quello che si può fare, magari la ci non che cerca fuori il programma e va, sì no vabbè, però magari, cioè, se gli diamo fastidio se lo deconcentriamo, ma vabbè, facciamo il raid, è tanto per fare, siccome è una cosa carina della piattaforma, quantomeno finché ci rimane. Adesso faccio il copia e incolla del canale perché non vorrei scherzare il nome. Quindi buonanotte a tutti, grazie come sempre della presenza e ci vediamo la prossima settimana, cioè stay tuned e alla prossima. Grazie a tutti, rimanete per il ride, adesso lo faccio partire e alla prossima live. Ciao, buonanotte.